Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gamer e benvenuti in questo breve video in cui ragazzuoli, dopo tante richieste e tante domande da parte vostra, finalmente posso darvi una risposta. Sappiamo quando uscirà il terzo e credo anche ultimo DLC, DLC contenuto scaricabile di Dragon Ball Xenoverse. È mattino, quindi la mia faccia non so per quale motivo non vuole riprendersi. Ho lavato faccia, ho pettinato capelli, ma ci sono a volte quelle mattine in cui per quanto tu abbia lavato la faccia, per quanto tu abbia sistemato i capelli, nulla va come previsto. Tra l'altro credo che anche la mia voce non sia poi così chiara, ma volevo appunto fare questo video in modo tale da potervi poi comunicare quanto prima tutte queste informazioni. Per cui ragazzi, basta chiacchiere e partiamo subito con le novità. Questo DLC è completamente incentrato sul film Resurrection of F, che sarebbe in pratica il ritorno di Freezer in italiano, anche se poi non sappiamo se verrà tradotto proprio in questo modo. In tanti nel corso del tempo mi hanno detto quando arriverà in Italia questo film. Per ora non abbiamo una data d'uscita, ma sappiamo però che arriverà. In Giappone tra l'altro è anche già uscito e ragazzi, ci sono cose assurde. Io davvero non vedo l'ora che uscirà qua in Italia, perché ragazzi devo vederlo e magari se riesco anche con i sottotitoli in italiano e quindi lingua originale. Ma ritorniamo al nostro DLC e vi vado ad annunciare quelli che saranno i veri e propri contenuti. Il DLC introduce 8 missioni principali della storia. Essendone 8, mi auguro che durino almeno in totale un'ora se non di più. Quindi ragazzuoli, vi dico già da subito, senza magari che me lo chiediate, riprenderemo alla grande la storia di Dragon Ball Xenoverse. Sono arrivato, se non sbaglio, all'episodio 41-42 appunto del mio walkthrough gameplay, come volete chiamarlo. Quindi ragazzuoli, finalmente con questo nuovo DLC riprenderemo quella serie che abbiamo interrotto. Vengono poi aggiunte 14 nuove mosse e poi ragazzuoli, pensate un po', 4 nuovi personaggi. Il primo in pratica è Goku, trasformazione Super Saiyan God Super Saiyan. Sì, l'hanno chiamato così ragazzi, che cazzo di nome è? Me ne rendo conto, però purtroppo l'hanno chiamato in questo modo. Questa stessa trasformazione l'avrà anche Vegeta, quindi sarà un nuovo personaggio appunto trasformato in Super Saiyan God Super Saiyan. Poi ragazzuoli, Gold Freezer, in pratica questa nuova trasformazione di Freezer che lo rende dorato, non so quali saranno poi i suoi poteri una volta trasformato appunto in questo modo. E poi ragazzuoli, Jacod Galactic Patrolman, infatti è un nuovo personaggio introdotto proprio da Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball, del quale ho anche acquistato un manga che in pratica dovrebbe essere un po' il prequel di Dragon Ball. Vengono aggiunte anche 5 nuove missioni parallele, quindi da come vedete i contenuti sono un po' di più rispetto anche magari ai DLC precedenti, e questa cosa mi fa molto molto piacere. E poi abbiamo un nuovo accessorio, per ora non sappiamo ancora cosa, e poi 7 nuovi Z-Souls, quindi scopriremo insieme poi ovviamente tramite dei video tutti questi nuovi contenuti. Per cui ragazzi, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi. Questo DLC dedicato al film credo che sarà disponibile come al solito sui 10 euro, ma ragazzi mi raccomando, ricordate che chi di voi ha acquistato il season pass riceve il DLC in maniera completamente gratuita. Vi basta scaricarlo e poi una volta appunto che siete entrati nel gioco dovete trovare come al solito diciamo tutte queste piccole cosucce che sono state aggiunte. La data d'uscita ragazzi è il 9 giugno, quindi anche davvero tra poco, fra un paio di settimane. Io davvero non vedo l'ora perché sono curiosissimo di provare tutti questi nuovi contenuti. E il 9 giugno proprio, quando uscirà, io inizierò subito a registrarci dei video. Vedo se riesco a proporvi appunto il walkthrough, il gameplay per continuare la serie il giorno stesso, anche se magari è un po' difficile. Però comunque già dal giorno successivo di sicuro avrete tutti i video su questo nuovo DLC. Per cui ragazzi, mi raccomando, non mancate, seguite la serie, iscrivetevi al canale e ricordate anche di seguirmi su Facebook, Twitter, Instagram e sul mio secondo canale. Tanto trovate qui in basso tutti i link in descrizione da cliccare e quindi seguirmi anche lì. Tra l'altro ho anche un'applicazione gratuita che si installa sui browser, quindi in pratica Google Chrome e Firefox, appunto cliccate anche in questo caso sul link in descrizione, fate il download dell'applicazione e vi avverte in pratica di tutti i miei nuovi video, non ve ne perderete nemmeno uno, o almeno spero. Quindi ragazzuoli, questo era un breve video per parlarvi un po' del DLC, perché davvero in tanti giorno dopo giorno mi chiedete: Joseph, quando arriva il DLC? Che contenuti avrà? Quindi finalmente ora sappiamo tutto. Io mi auguro appunto che questo breve video sia stato anche abbastanza chiaro in modo tale da farvi capire quali saranno i contenuti e tutto il resto. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito, noi ci vediamo a breve ovviamente con altri video e tante altre serie che inizieranno sia sul primo che sul secondo canale, quindi alla prossima, ciao!